adesso passo la parola a mio amico Rocco Assante. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Stasera ovviamente comizio conclusivo della nostra lista, quindi forte partecipazione. Siamo alla fine di una campagna elettorale che è stata molto intensa, a tratti ha assunto toni un po' alti, a volte esasperati da parte di qualcuno. Hanno paura! Bravo! In questa campagna elettorale si contrappongono tre liste, ma due modi diversi di fare politica. Uno il loro e uno il nostro. Il loro modo di fare politica è fatto di catastrofismo, di una canzone che noi abbiamo ascoltato ormai troppe volte. Sbagliamo tutto, non sappiamo fare niente, il comune è sull'orlo del fallimento, tutte cose già sentite, già dette per anni. Sono 5 anni che non sentiamo dalla parte politica avversa uno straccio di proposta, solo no su tutto e a tutto. Sono 5 anni che andiamo avanti così. Da parte nostra invece sono 5 anni che parliamo con i fatti, cerchiamo in tutti i modi di rispondere con i fatti alle chiacchiere, di rispondere con i fatti a questi atteggiamenti. Un esempio su tutti, che credo sia pertinente, è quello del laboratorio delle arti a Via Torrione. Sono stati per quasi 2 anni a cercare in tutti i modi di impedirci prima di completarlo e poi di aprirlo alla città. Sono stati 5 anni di denunce dicendo che quella struttura non era agibile, che quella struttura non era idonea, che mancava questo e che mancava quello. Però la più grande soddisfazione, credo per me, per Enzo Lucci soprattutto, che ci ha lavorato molto, è stata il 19 febbraio di quest'anno, quando Svolta Popolare ha aperto la sua campagna elettorale al Laboratorio delle Arti. Quindi è stato proprio un inno alla coerenza, quella che vanno sbandierando da tutte le parti. Vi racconto un episodio che è accaduto qualche giorno fa. Su Facebook, molti di voi sicuramente, queste sono le prime elezioni con Facebook praticamente, molti di voi lo usano, sanno cos'è. C'era una discussione aperta sulla bacheca del presidente di un'associazione di protezione civile, il quale diceva finalmente in un programma elettorale, in quello di Svolta Popolare, si parla di protezione civile, bene, e subito si sciorinavano in diciamo apprezzamenti sostenitori e capogruppo di Svolta Popolare Peppe Pugliese, un amico, una persona che stimo, ma che in quell'occasione disse: al comune di Monte di Procida la protezione civile è considerata alla stregua di una, diciamo, di un surrogato dei vigili. Allora io, erano le 2 di notte, perché poi siamo presi da queste cose, quindi sia io che lui evidentemente siamo presi da queste cose. Io scrissi su quella bacheca questa frase: le associazioni di protezione civile devono sempre più rappresentare un supporto logistico importante, indispensabile, bla bla bla. 7-8 righe di commento. Subito interviene Peppe Pugliese e scrive sotto: come volevasi dimostrare, questo Iannuzzi pensa della protezione civile. Sottoscrissi: caro Peppe, questo è il punto 6 del programma di Svolta Popolare. Evidentemente questo programma che dite che è stato realizzato e scritto in 2 anni e mezzo di incontri con le famiglie, evidentemente è stato scritto in 5 minuti, di fretta e furia, come è stata composta la vostra lista. Il loro programma non lo sanno. Questi 5 anni mi sono serviti per capire fondamentalmente una cosa: la politica si può distinguere in 2 mestieri fondamentalmente, quello di governare e quello di fare opposizione. La verità è che a modo loro, il loro mestiere lo sanno fare molto bene, quello di fare opposizione. Quindi domenica e lunedì, mi raccomando, non sbagliate, lasciamoglielo fare per altri 5 anni. Votate un voto migliore, votate a Nocci Sindaco.